Signori, welcome back. Sono Michele, conosciuto anche come Mike of the Desert sul web. E yes, la sensazione era giusta. Un po' di backtracking ed eccola là. La porta. Abbiamo anche trovato un bel premio, sono molto contento. E giocare quel piccolo momento completamente da solo non ha fatto altro che confermare ciò che davvero, ma davvero tanto mi piace. Mi piace di questi remake. E stavo dicendo mi piacciono, ok? Il silenzio mostra come anche qui il sound design, come negli originali, sia veramente un lavoro fatto bene. Sentite. È meno esagerato, però giocare da soli, no? Nel silenzio fa sentire tutto. È veramente qualcosa di molto bello, e nonostante il movimento sia magari meno libero di un action RPG o di qualcosa di puramente hack and slash, ragazzi, è bello giocarlo, è veramente qualcosa che ti dà una sensazione, nonostante tutto, arcade. Per questo le speedrun di Resident Evil 2 Remake sono tra le più belle che ho anche provato a fare, così via, nel privato ogni tanto, perché è divertente, è molto molto tecnico, anche se scenico e cinematografico, mettiamola così. Comunque, io, siamo onesti, decisi anche di salvare la scorsa volta e chiudere l'episodio perché oltre questa porta non sento un buon odore di prospettiva, mettiamola così. O c'è qualche conseguenza di questa sorta di espansione, di corruzione, inglobamento... Comunque, o c'è il Nemesis, o c'è un'altra cosa brutta. Oppure, soltanto un sacco di preoccupazione. Quindi ragazzi, pronti? Andiamo. Anzi, mi avvicino anche un po' al microfono, così posso provare a parlare più a bassa voce e viverla insieme. C'è una puzza di... non voglio neanche pensarci. È normale, queste sono... È praticamente una gigantesca carcassa. Devo preoccuparmi. Lo so che il finale del prologo è stato proprio in utilizzare lui, lo spray medico. Usare le piante... Non vedevo Chad tornare, così sono andato a dare un'occhiata di persona e... Porca puttana... Qualcosa mi ha ficcato delle specie di larve giù per la gola. Ho provato... Ah, così? Qualcosa mi ha ficcato delle specie di larve giù per la gola? Easy. Ho provato a vomitarle, ma quelle schifose non volevano sapere di uscirne. Erano come bloccate nel mio stomaco. Poi ho visto alcune di quelle piante verdi. Mi è tornata in mente mia nonna che da piccolo mi raccontava che le piante verdi dei Monti Arklay venivano usate per tenere lontani i parassiti. Ne ho mangiata una e l'effetto è stato immediato. Quelle stronze sono venute fuori, men che non si dica. Non sono mai stato così felice di vomitare. Ora torno a vedere che diavolo sta facendo Chad nell'area ad alta tensione. Spero che chiunque decida di andare lì legga questa mia nota. Non dimenticate di portare con voi una pianta verde. Ok, new mechanic. Mi piace. E se al posto... Non in questo... Non sono così sciocco, ovviamente. So... come funzionano questi meccanismi, però... E se in un Resident Evil il proiettile di un'arma pesante fosse utilizzato come una chiave a un certo punto? Allora, circolare interna. È stata smarrita la chiave per l'accesso all'area ad alta tensione. Le chiavi di riserva verranno consegnate la settimana prossima e nel frattempo si prega di utilizzare il grimaldello, fornito come soluzione temporanea. Ah, che sfigati. Al fine di non smarrire l'unico grimaldello disponibile, si raccomanda di riporlo nella sua custodia dopo ogni utilizzo. Chiediamo a tutti i dipendenti di controllare di non aver accidentalmente portato con sé la chiave dopo il turno di lavoro. Nel caso in cui qualcuno dovesse trovarla, si prega di consegnarla in direzione a Kate. Ok, allora. Abbiamo visto nello scorso episodio che alcuni zombie, non innescati dalla storia o da qualche chiave aperta, chiave utilizzata, porta aperta, eccetera, 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 anche se sembrano morti, poi a un certo punto... È un portagioie? Ah no, è la scatola della chiave... Guardati a destra, Claire, per favore, guardati a destra, abbi pietà di guardarti. Oh mio Dio.
Lo sapete che se dentro questa custodia c'è la chiave? Però il grimaldello era verde, eh? C'è il grimaldello proprio. Cioè, giustamente è la scatola del grimaldello. Io per un secondo ho sperato che. Niente, dobbiamo gestircela così, ma. Che meraviglia. Il fatto è questo: se ora il grimaldello è infinito. Ok, non è gameplay. Ero titubante a un certo punto. Però io. Ragazzi, tocca. Ragazzi, dai, con chi credete di avere a che fare? Io ho una gran voglia di proseguire. Sono sinceramente molto, molto coinvolto e ficata, però. No, 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 no. Mi dispiace. Mi dispiace, ma non penso che vi lamenterete troppo della melodia della save room, che adesso posso finalmente mettere di Resident Evil 3, perché l'abbiamo ascoltato. Let's go. Completismo e secondo me qualche sorpresa, magari l'ultima gemma. Spero non trappole. Ok. Eh sì, ragazzi, questa roba è ciccia, è ciccia. Si è alzato il simpaticone, eh? Chissà se camminando. Ovviamente può vedere, non è un leaker, quindi potrebbe scattare, ragazzi. Raccoon Toons. Sta camminando. In questi casi assolutamente non vale la pena rischiare. E abbiamo ottenuto proiettili del fucile. Sto puntando al fucile proprio per uccidere gli zombie con un colpo solo. Se c'è una delle cose che mi piace di giocare a un videogioco a una certa difficoltà, è proprio che devi utilizzare la testa molto, molto di più. Arthur Special Edition. Toy Uncle. La bambola di Mr. Charlie. Bobbing Head Dolls. Look for me. Porca miseria, 25 dollari. La bambola originale Mr. Charlie venne realizzata a immagine e somiglianza di Charlie McBergen, il fondatore della catena Toy Uncle. Uncle. Siamo oggi orgogliosi di presentare, in occasione del 25° anniversario della fondazione della catena, la versione in porcellana della bambola. E realizzata a mano e con estrema cura dal nostro staff, questa edizione limitata è l'idea regalo perfetta per ogni occasione. Ci auguriamo che il piccolo Mr. Charlie possa trovare un posto nel cuore di ognuno di voi, ma attenzione, è estremamente fragile. Si prega di maneggiarlo con cura ed evitare gli urti. E vai! Speravo che non ci fosse soltanto la chicca di completismo. La gemma verde, eccola qua. La riproduzione di uno smeraldo. Ok. Molto bene. Ora. Cosa possiamo fare? Rischiare cure? Ok, siamo stati fortunati. Siamo stati fortunati. Mi aspettavo di fare il classico momento di tensione perché, in teoria, ora non dovremo più tornarci e avremo fatto bene a non ucciderle. Cosa si trova qui? Fantastico! Dagli forte! Meraviglioso! Che soddisfazione! Che soddisfazione! Anche perché. Tra l'altro dentro ci sarà un meccanismo che quindi fa girare un. Ah, che spettacolo! Peccato non poter leggere. Sarebbe stata una bella chicca. Per
del passato, poter scoprire fin da subito che fosse appunto un meccanismo all'interno del parco di Raccoon City. Questa è mia responsabilità. Buon lavoro. Promosso. Ti sei fatto autoperdonare da te stesso. Allora. Beh, qua dai, per forza ciccia. Abbiamo già ottenuto premi veramente interessanti, quindi. Tra l'altro quest'area è rossa. Qui abbiamo altri lucchetti. Bene, ragazzi. Andiamo. Andiamo. Questa invece me l'ero completamente persa. La situazione è eccezionale, ragazzi. Abbiamo completato tutto e ci manca soltanto, finalmente, la sottostazione per proseguire. Ma soddisfacente e bellissimo che sia questa porta con catena. L'avevo proprio persa e quell'esplosivo in fondo potrebbe essere cane. Ok. Guardate che bello. La mappa messa sulla. La mappa di riflessi messa sul mirino. Zombie. Ok, tre zombie. E dei proiettili. Oh, è una cassa senza grimaldello. Beh, questa è una cosa abbastanza automatica. Non penso avremo nessun pericolo, ma. Tre. Maledetti! Maledetti! C'è un limite anche per i. C'è una cosa è dire che non me l'aspettavo, un'altra è questo. Siamo oltre. Siamo oltre, qui siamo veramente oltre.
È stato terribile, è stato terribile. Terribile. Allora, siamo ad attenzione. Siamo ad attenzione. Ah, possiamo scartare. Abbiamo finito. Ah, e non ce lo chiede, è un automatico. Come, ok, esattamente come nell'originale. Remake, originale, remake. Parlo del prequel, scusatemi. Forse sono sembrato molto, molto confuso. Ok, andiamo alla sottostazione. Andiamo alla sottostazione. Mamma mia. Penso che però poi andremo anche a prenderci. No, abbiamo sia la combinazione che l'erba verde. Ci vediamo là. Oh, ci vediamo là. Allora, sono abbastanza sicuro di poter dire che ne è assolutamente valsa la pena. Ma ora dobbiamo proseguire. Sangue freddo, ragazzi. Penso che mi servirà parecchio. Sono felicissimo degli slot che abbiamo ottenuto per l'inventario. Ci renderà la vita molto più facile. L'importante è che il virus T non abbia abbastanza energia per trasformare questi agglomerati di carne in un'entità senziente, perché manca la materia prima, probabilmente la mente. Oh no. Quel tipo ha scritto il diario con quella leggerezza. Io mi aspettavo una cosa molto, 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 ma molto, molto più piccola. Tra l'altro, non credo che siamo al. Non credo che siamo al verde completo. Non siamo davvero sani. Santo cielo, che orrore! Tra l'altro, mi rendo anche conto che questa creatura non la volesse assolutamente ucciderci. A differenza del Nemesis, appunto, che mi ha un po' stupito nella sua morbidezza, ma. Questa cosa è interessante. Hanno avuto un'idea di contenuto originale. Ok, forse sono più fragili di quello che sembra. Due colpi. L'importante è che non siano infiniti. Che io possa. Zona in cui esplorare. Questa non è una zona in cui esplorare. L'ho sentito. Voi lo avete sentito alle spalle? L'inquadratura distante alle spalle. Che treni. Spettacolo. Che paura. No! L'ho visto arrivare, ma era troppo tardi. Speravo di poterlo colpire prima. Avete visto? Ok, ora stiamo bene. Pericoloso. No!
miseria. Porca miseria. Questa è una figata perché bisogna essere veloci e pronti. Non voglio utilizzare il fucile qui. Loro sono molto più fragili di uno zombie. Possiamo farcela alla grande. Meraviglioso. Però penso proprio che depositerò i due proiettili per, in caso di grave pericolo, utilizzare uno spray. Pronti? Prontissimi. Allora. Sono quattro. Prepariamo la pistola. E andiamo. Niente granate, non sono abbastanza. A un certo punto sono diventati numerosi, ma la granata è molto pericolosa. Allora, salta. Erba verde, guardate che orrore. Molto, molto homemade l'icona dei parassiti. Immagino che fungano come veleno. Presumo. Esatto, questa. Mi pare che nell'originale Resident Evil 2 Remake, nel precedente, insomma, nel remake del 2, le granate non ci danneggiassero, giusto? Le nostre granate, intendo. Quindi per un attimo ho sperato che. Forza. Veloci. Ora. Ok, l'avete risentito? Perfetto. Che spettacolo. Avete visto il gameplay? Com'è pensata quest'area? Ok. Via. Ok. Via. Li abbiamo alle spalle, eh? Li abbiamo alle spalle. Mettiamoci qui. Ah, non è carico ancora. Ho fatto un errore. Granata. Qui non si passa. Sono blind, ovviamente, no? Quindi sto correndo, ma per istinto di sopravvivenza e comprensione di quello che si dovrebbe fare qui. Basta. Via. Ora fucile. Li potremmo uccidere tutti e due con un colpo. Spostati, spostati, spostati. No, ok, ho sprecato due proiettili. Sono abbastanza importanti, quindi. È un gran peccato, la rosa. Cazzo, ma pericoloso. Ok, ora. È scappato. Sparargli potrebbe spaventarlo. E qui dentro cosa c'è? Forse l'ultimo in alto. No, ok. Un'erba verde? Sarebbe molto comodo. Mi lamento. Non è proprio il momento, ma gli appunti di Chad cosa ci dicono? Degli strani insetti che costruiscono nidi, un odore metallico che fuoriesce dall'impianto di ventilazione. È come se non bastasse, dalla scorsa notte è successo il finimondo. Voglio andare a trovare mia madre, ma il capo è stato chiaro, non posso andarmene se prima non chiudo tutti i sezionatori. Dannazione, devo darmi una mossa se voglio filare da qui. Sono nella merda. Lo stomaco mi fa così male che non riesco neanche a muovermi. Arrivato all'ultimo sezionatore, una specie di enorme ragno mi è saltato addosso, ficcandomi un grosso tubo in gola. Per fortuna sono riuscito a scappare, riuscendo in qualche modo a non vomitare. Cazzo, che male. C'è qualcosa che si muove dentro di me. Perché non ho vomitato? Sento come se stesse per esplodermi lo stomaco. Non voglio morire così. Ci ho colto mezza volta, eh? Dai, Mike.
hanno un punto debole. Più degli altri. Più di altri. Prima quello non è caduto subito. Forse non l'ho preso bene. Quello era un attacco. Sono disgustosi. Provate a immaginare il loro modello. Visto. Ok. No, girati. Ok, proiettili ben spesi. Proiettili ben spesi. Ora andiamo. Ma c'è ciccia da esplorare, non posso andarmene. No, no. Come faccio a... Via. Spray. Non esplorare, è drammatico qui. È una zona rossa, come posso? Come posso? Va, diavolo. Ora, la domanda è se io cammino. Piano piano. L'importante, l'ho detto prima, che non siano infiniti. Se non siete infiniti... posso avere il controllo dell'aria e essere soddisfatto anche del sacrificio che ho fatto prima. Il morso che ho preso. Totalmente deludente, ma... quel danno extra, se mi porta a ottenere qualche oggetto in più, lo posso accettare. Allora non sono infiniti, eh. Sapete che vi dico? Stavolta voglio fare il gamer. Stavolta voglio proprio fare il gamer. Consumiamo le risorse, esploriamo. Permettetemi di farlo almeno questa volta, perché il dungeon labirintico con nemici che potrebbero essere illimitati e così mortali a estremo, voglio esplorarlo. Poi ricarico la partita, magari. Voglio consumare le risorse per vedere dove sono gli oggetti. Questa è una cosa molto da videogiocatore. Molto, molto, molto fredda rispetto a una blind run, ma... Ok, qui c'è un'erba verde. Perfetto. Solo un'erba verde mi ha incastrato qui. La mia voglia di... Abbiamo consumato una combinazione, non è niente di grave. Siamo anche in ottima salute. Ehi, è una blind run. Certe scelte hanno un costo. Affrontiamola. Contenti? Ok. 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 Rimane solo l'interno. Esatto. Prendi questo. Bene. Chissà se ora quei minion sarebbero comunque presenti lì. È una domanda lecita. Non salvo. Stavolta non salvo. Così se le cose vanno veramente molto male ho il capriccio di poter fare quella parte meglio. E... quanti proiettili abbiamo consumato? Quanti? Carlos, qui Jill. Ho ripristinato la corrente. Bel lavoro. Ora tocca al sistema di controllo dei treni. Dovrebbe essere negli uffici della metro. Sì, ho presente l'edificio. Ottimo. Un ultimo sforzo. Ben fatto, Zucchero. Piantala. Ben fatto, Zucchero. Santo cielo.
Carlos. Era peggio di così. Era peggio di così, quindi va bene. Lo accettiamo. Stiamo molto attenti, potrebbe succedere qualcosa. No, 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 no. Signorina, grazie. Carlos, quel mostro è ancora vivo. Mi stai seguendo? Cosa? Presto, torna alla stazione. No, prima devo ripristinare il sistema. Ma si potrà abbattere? Non posso provare adesso, non posso provare adesso, lo facciamo off-screen un'altra volta. Ah! Ho cercato di fare il rollo per andare sulla scala e mi ha dato due schiaffetti, ma... State a vedere che vi faccio. Just look at me. Ora, dopo questo mio scribizio completistico d'ottimizzazione. Dunque, com'è impossibile? Cosa stai dicendo? Ah, sì, è vero, ti era preso un lanciamissili nel petto. È impossibile, ma... Cosa ha appena fatto? Cosa ha appena fatto? Cosa ha appena fatto? Allora, esatto. Secondo voi, riusciremo a salire sulla scala? Prima devo ripristinare il È da sistema. provare, perché altrimenti lo zigzag potrebbe essere veramente molto rischioso. Allora, basta essere schizzinosi. Avremo 100 salvataggi in Resident Evil 3 Remake. Ci sto. Non è quello il punto. D'altronde, non stiamo utilizzando i checkpoint. Ora. Quel piccolo zombie è meglio che rimanga lì. Facciamo finta che non ci noti. Ah, ci nota automaticamente. Ok, io lo provo a prendere. Dovevo aspettarmelo. Ora, per favore, fa che non sia qui fuori, per favore. Ora, o si è resettato l'aggro e il trigger della scenografia di combattimento e di inseguimento, oppure ho rotto tutto. Non ho rotto niente. Ah, ma non c'è nessuno. Zigzag. Entra. Sta entrando anche qui. Sta entrando anche qui. Mike. L'espureia. Sono nella sala di controllo. Adesso
Bene, devi impostare il percorso. Ok, dammi un minuto. Sei molto tranquilla. Cioè, ho capito che by code lui non possa entrare qui, ma tu non dovresti saperlo, Claire. Qual è la destinazione? Il treno è fermo a Redstone Street. Dobbiamo raggiungere Fox Park Station. Riesci a programmarlo? Ehi, sono una superstar. Consideralo fatto. Beh, ne ha passate, Ne ha passate. Allora. Ok. Ah, d'accordo. Quindi, sì, ma... il percorso. Ok, quindi lui parte da... In teoria... Ma proviamo a vedere se... Non dovrebbe partire da Re02? Sto facendo overthinking? Cioè, come se io faccio... Da Redstone Street a Fox Park. Sì, non ti preoccupare, è ovvio. Il fatto che lui parte da Re01, che è già chiuso. Però proviamo, da Re01... Ah no, deve andare dritto a Fa02. Ok, come quindi... Da Redstone Street a Fox Park. Sì, sì, tranquilla, milady, per non ti preoccupare. Fa02, quindi deve andare a Ra03. Come ha detto, da Redstone Street a Fox Park. Ok, e quindi... Sì, sa 02. Da Redstone Street a Fox Park. Percorso non valido. Si prega di riprovare. Sa 02, Fo 01 ci siamo. Quello intermedio non va bene? Che cosa ho messo? Ra 03. E vuole il 02? Le strade sono chiuse. Redstone. 03. C'è anche scritto lì, colorato. È cancellato, ma si legge bene il 3. Non è sbagliato. Come ha detto, da Redstone Street a Fox Park. Ah, ma perché... Beh, sì, deve andare... Deve continuare un po' dritto, ma... Ra 03. Percorso valido. Avevo... Carlos, sono io. Ho impostato il percorso. Ok. Jill, sei fantastica. È dura a morire, direi. Torna alla stazione. Noi controlliamo che il treno sia pronto a partire. Ok. È incredibile come nella modernità siano riusciti a ricreare lo stesso terrore del Nemesis, perché... Non mi viene voglia di provare ad abbatterlo. Non mi viene voglia di provare a ottenere il drop speciale, onestamente. Ma penso che ci smanetterò, assolutamente. Cosa? Ma era un appendice del Nemesis. Accidenti, quanto è dura. Di nuovo, gli zombie con la pistola non vanno abbattuti.
Quindi il Nemesis ha mutato un zombie. Gli ha impiantato qualcosa. Maledizione. No, no, no. Oh no. E col fucile come va? Ah, non importa ora. Questa è sicuramente la direzione migliore. Ora, ovviamente anche il nostro vecchio amico sarà mutato. Oh no, lui è rimasto normale, ok. Quindi non è un'influenza ad aria, non è tipo una spora. Il Nemesis deve avere contatto con lo zombie per... Mi sembra credibile, no? Ok. Quanto vorrei che apparisse adesso il Nemesis. Con quel bel esplosivo lì vorrei proprio vedere come si sente. Spero che quel suono non significhi nulla di... l'ho sentito ragazzi, lo so. No! Porca miseria, la difficoltà estrema, signori. Porca miseria, la difficoltà estrema. Ehi. Questo è chiaramente un episodio di possibile testing. Abbiamo fatto parecchie cose tra backtracking completistico, capire se i puzzle sono percorsi che possono essere ottimizzati, questo era abbastanza scontato, e ora voglio provare ad abbattere il Nemesis. Altrimenti avrei fatto continua, perché in questi casi comincia a essere ovviamente utile anche utilizzare il vero checkpoint e non il punto di salvataggio. Mi piace fare il mix per vedere almeno in questo come ci siamo gestiti a fine run. Lanciamogli addosso tutto quello che abbiamo. Cerchiamo di uccidere il Nemesis. Potrebbe lasciarci un'altra parte per la pistola o qualcosa del genere. Abbiamo parecchio materiale, cioè non mi posso preoccupare più di tanto. Siamo veramente più preparati di così, non si può. A questo punto del gioco almeno. Quindi per prima cosa, questo è un test. Quindi per prima cosa non abbiamo abbastanza cure, però togliamoci dalle scatole i fastidi. Ok? Signora, non si alzi. Perfetto. Ora. Pronti? Io sì. Uno. Due. Sì, 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 cazzo, sì. Complimenti. Sì. Maledizione. Grande. Allora, e ora dobbiamo scoprire un'altra cosa. Fantastico. Ora dobbiamo scoprire una cosa. Secondo voi, l'apparizione del Tyrant, del Nemesis, che dia il premio, è l'area in cui lui comincia a influenzare la storia, quindi tutta la fuga fino alla stazione? Oppure anche dopo? Oppure ancora, se lo abbatto qui, ci sarà dopo? È anche molto intelligente in questo caso che non lo facciano sanguinare a terra, per quanto il virus G sappiamo benissimo cosa può fare, quindi non ci sarebbe bisogno di farlo solo inginocchiare. Fantastico. Fantastico. Allora, speravo di poter fare la figata, invece ne vale la pena. Via!
Troppo contento. Troppo contento sono. Ok. Ora, se riappare. Se riappare. Abbiamo un'altra granata. L'hanno reso un po' meno gimmicky arcade in questo caso, perché hanno giustamente. Ok. Ah no, che sto facendo? Sto cannando completamente strada. No, non è vero. Ok, sta una favola. E non lascia più nulla. È nella fase di trama. È nella fase di trama. È nella fase di trama. Quindi conviene abbatterlo all'ultimo. Ah no, dovevo andare là dalla stazione per fare il pulsante di viaggio per poi far sì che lui infettasse tutti. Ok. Ci piace. Ci piace molto, ci piace molto. Ottimo. Allora. C'è una cutscene se fai questa strada. Fantastico. Allora, qui dobbiamo andare a destra. No, no, non è il momento di prendere tempo. Ok. Ti prego, non inseguirmi adesso. Non è il momento. Non è il momento. Che li ho presi a fare i colpi per il fucile, no? Mica era morto, mi sa. Chiudi, ok. Ok, non è più safe. Non è più safe, ma... Che spettacolo. Che lavoro abbiamo fatto oggi. Abbiamo proseguito poco, ma... Tanta ciccia. Quanto sono contento che lasci gli oggetti, ragazzi. Esamina. È una scoperta continua. Era un caricatore. Quindi è RNG. È randomico. Ha dei potenziamenti che ti può lasciare. Figata. Bisogna vedere come lo gestiranno gli speedrunner. Aumentare la possibilità di fare colpi critici è esattamente quello che mi è utile. Usando la pistola contro gli zombie. La rende finalmente gestibile. Signori. Per me è una vittoria assoluta. Alla prossima. Grazie di stare con me. 12 save, santo cielo.